Chiedono semplicemente di rientrare in possesso delle classi assegnate loro dal libero consorzio comunale di Siracusa. Protestano gli studenti dell'alberghiero che questa mattina si sono radunati in via Romagnoli, muovendo poi in corteo verso piazza Pancali. Poi sono stati ricevuti dal prefetto Giuseppe Castaldo. Il rischio è quello dei doppi turni legati alle poche aule del plesso distaccato dello Juvara di Viale Santa Panagia. Queste aule, che sarebbero state assegnate dal libero consorzio, sarebbero invece entrate in possesso degli studenti del geometra Filippo Juvara di Siracusa. Da qui dunque un contenzioso che non è facile dirimere, visto che ai doppi turni, che sono stati paventati dalla dirigenza scolastica, gli studenti non vogliono proprio pensare. Creerebbero infatti un disagio di non poco conto sia ai pendolari sia a quanti nel pomeriggio frequentano varie strutture sportive per discipline di natura fisica. Da qui dunque la protesta. Finora le lezioni sono state tenute in alcune classi pollaio con la presenza anche di 40 studenti, ma ascoltiamo ai nostri microfoni le dichiarazioni di un rappresentante di istituto. Cosa chiedete al prefetto visto che sarete ricevuti da lui? Semplicemente di fare sgomberare gli altri alunni, perché noi non abbiamo la possibilità di farlo, ma loro sì, di ottenere quello che è già nostro, noi non dobbiamo chiedere niente a nessuno, già è nostro, semplicemente sono stati altri che si sono presi quello che ci spettava. Tra l'altro ci sono anche comunque problemi strutturali in alcune ali di questa scuola. Sì, all'inizio dell'anno molti tetti sono stati messi in sicurezza con reti protettive, eccetera. Alcune classi sono stati chiusi per determinati motivi, ma cioè, prima dobbiamo, veramente il nostro problema è adesso ottenere le aule e poi in un secondo fine cercare di aggiustare la struttura.